Nel corso della trasmissione di Barbara D'Urso, sono scattate numerose polemiche per un gesto inaspettato che è stato fatto. Dopo la discussione alla presenza di Morgan fa discutere l'arrivo in studio da Barbara D'Urso di Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi è famoso per il suo modo di fare anche perché riesce sempre a dire la sua opinione in maniera tutt'altro che pacifica e fa cose assolutamente lontane dal politically correct. Dopo la sfuriata del cantante di Sanremo contro Bugo, è arrivato il momento di Sgarbi e di un gesto molto maschilista. Ma procediamo con ordine. In primis, l'ex frontman dei Blue Vertigo ha spiegato che Bugo non avrebbe rispettato gli accordi presi dell'interpretazione di Canzone per te di Sergio Endrigo. Infatti, ha detto che lui ha scritto quelle parole per fare un dispetto alla ex collega. Infatti, nel corso della quarta serata, quando ha iniziato a leggere il testo cambiato di sua iniziativa, Bugo ha deciso di andare via e questo gli è costato l'eliminazione. Insomma, una brutta vicenda per i due cantanti. L'ex Blue Vertigo, però, nel corso della trasmissione, non ha risparmiato accuse nei confronti del suo ex amico. Ancora oggi, dice che Bugo esiste grazie a lui. Morgan è la lite con Bugo, poi interviene Sgarbi. Morgan, intervenuto da Barbara D'Urso, spiega anche che lui non ha mai litigato fisicamente con Bugo. Tutto quello che si dice sono semplicemente delle bugie. In merito a questo intervento ha detto la sua opinione anche Vittorio Sgarbi, che è molto amico dell'ex frontman dei Blue Vertigo. Sgarbi sembrava sostenere le parole del cantante in studio. Il gesto assurdo di Vittorio Sgarbi, nonostante la presenza di Morgan sia già stata molto forte, anche Vittorio Sgarbi non è stato da meno. Ha fatto un gesto al limite del decente. Infatti, mentre si parlava, il parlamentare, scherzando, durante l'interpretazione del cantante ha guardato sotto la gonna della conduttrice di live, lei non si è accorta di niente. Un gesto davvero da condannare che è stato colto in maniera molto negativa. In qualsiasi altro luogo poteva essere considerato una molestia. Ancora nessuno l'ha denunciato però pubblicamente, sui social network. Qualcuno l'ha definito come un gesto assolutamente maschilista e da evitare. Oggigiorno infatti, si prova a fare di tutto per tenere lontani questi atteggiamenti che vanno a sminuire il ruolo della donna. Sgarbi, in una sola mossa, invece ha capovolto l'intera situazione. Non erano bastate le parole di violenza e di odio dette in TV dall'ex cantante dei Blue Vertigo, adesso anche Sgarbi ha compiuto un gesto assolutamente misogino. Vi ho disposto on Instagram. Sgarbi vuole trovare il Bugo della D'Urso. Facina felice con lacrime di gioia. Facina felice con lacrime di gioia. Facina felice con lacrime di gioia. Scimmia che non vede. Scimmia che non vede. Scimmia che non vede. Scimmia che non vede. Punto cancelletto Barbara D'Urso cancelletto Bugo cancelletto Morgan cancelletto non è la D'Urso cancelletto Live non è la D'Urso cancelletto Trash puro cancelletto Trash italiano cancelletto Vittorio Sgarbi cancelletto Sanremo 2020 cancelletto Mediaset post shared by uomini e donne Temptation chiocciola il meglio sottolineatura del gossip Confeb 9 2020 at 4 e 5 del pomeriggio PST.